la fine del mondo è vicina. Pentitevi, penitenziagite. Questa è una piccola citazione un po' dotta, ragazzi. Se non la conoscete, conoscetela. Cercate penitenziagite. Buongiorno, ragazzi, e bentornati su As Game Revolution. Io sono Shaka, perché ormai penso che dovete imparare a conoscermi. Ciao, Anatra. Come stai, caro? Nel mondo sta alle porte, scoperto che ora il cartone del trenino di Thomas, i treni possono saltare in bina. Ma che stai scherzando? Ma che stai dicendo? Non dire queste cose che poi ci spaventiamo. Già il trenino Thomas mi spaventa profondamente. A parte questa luce che va e viene, ragazzi. Sì, sì, sei su Telegram, Anatra? Se sei su Telegram, allora mandala nel gruppo commenti, postala nell'ultima storia, quella della live di oggi, così ci divertiamo, ragazzi. Anzi, ne approfitto per dirlo a tutti quanti: se avete link da mandare, divertenti, consigli, eccetera eccetera, linkatelo nella live del giorno, così poi ci rivediamo tutto e mi rivedo tutto personalmente. Allora, ragazzi, siamo tornati qui su Enderal. Finalmente, io non vedevo l'ora, ero contentissimo. Oggi avevo una piccola visita medica. Infatti, come potete vedere, c'è ancora qualcosa. Sì, era una visita medica perché mi erano uscite, dicevo, delle bolle a seguito di una febbre. Ho scoperto di avere una malattia per bambini. Cioè, una malattia che si trasmette solamente, principalmente ai bambini, ma molto raramente agli adulti. E ovviamente lo stronzo che l'ha presa sono proprio io, esatto. Allora, tipo si chiama, vabbè, i particolari vi dico, ma fondamentalmente non fa niente, quindi sto bene, almeno per ora, ragazzi, perché alla fine stiamo morendo tutti, ricordatevi. Allora, siamo pronti per proseguire la nostra avventura. Cosa ci aspetta oggi? Non lo so, e io non vedo l'ora di scoprirlo, perché secondo me c'è tanto da trovare, tanto da esplorare all'interno del castello. Perciò clicchiamo subito su continua e vediamo che cosa riusciremo a trovare nel castello, perché secondo me c'è tantissimo da trovare per quanto riguarda la magia. Non abbiamo una vera quest all'interno del castello, infatti stiamo esplorando un po' a fregna di gatto, però voglio scoprire che cosa si nasconde. Soprattutto trovare libri, perché è quello che ci interessa. Pergamena bianca. Non c'è un cazzo. Okay. Ci interessa trovare libri, perché ovviamente noi stiamo costruendo una bellissima libreria per quella che sarà. Grazie mille, Sans, grazie mille. Benvenuto sul canale. Allora, ecco, questo per esempio non ce l'avevamo. Allora, io sono Shaka di Game Revolution, benvenuto sul canale. Oggi stiamo portando... Grazie mille per il follow, caro. Stiamo portando praticamente una quest. O meglio, ciao Lord, buongiorno. Stiamo seguendo, portando una mod di Elder Scrolls Skyrim. È una mod Total Conversion che si chiama Enderal. Ed è praticamente vero, una vera Total Conversion. Cioè, praticamente stiamo giocando a un altro gioco. Skyrim è solo la base. Prendiamo tutti i libri che possiamo, ragazzi, perché ci serve per la nostra futura libreria. La medusa di cristallo. Prendiamo. Ci servirà per la nostra futura libreria nella casa che costruiremo. Infatti. Mo ti faccio vedere anche la mappa. Guarda, questa è la mappa del mondo. È proprio un altro gioco. È quanto di più bello abbiano mai potuto creare. Questa è una mod creata appunto da dei modder tedeschi, e si chiama Sure AI, scritto Sure AI, e sono molto molto bravi. È una mod talmente ben dettagliata, esatto, e anch'io amo Skyrim per questo. È una mod talmente dettagliata che non solo è tradotta totalmente in italiano da un gruppo di traduttori italiani, ma anche in altre lingue, eccetera eccetera. Ah, ok, perfetto, così possiamo fare insieme i boss del DLC. È tradotta totalmente in italiano e la puoi trovare se hai la Skyrim Special Edition su PC, però ovviamente solo su PC,
La puoi trovare o da Mob Nexus oppure scaricabile gratuitamente da Steam. Quindi non solo è tutta in italiano, ma è talmente tanto stabile che io non ho avuto un calo di frame, non ho avuto un problemi a livello di gameplay, non ho avuto bug, non ho avuto... Esatto. Guarda, te lo consiglio vivamente. Infatti, se ti piacerà stare con noi, ovviamente la scoprirai un pochino, perché ognuno vivrà questa mod in modo diverso ed è meravigliosa. Tra l'altro, dicevo, è molto stabile. Io poi, vabbè, c'ho un PC abbastanza... Sì, abbiamo anche Telegram. Abbiamo su Linktree, troverai tutti i link ai nostri canali, tra cui il gruppo Telegram e il gruppo Discord, YouTube dove portiamo altri contenuti, TikTok dove portiamo altri contenuti, Instagram dove portiamo altri contenuti. Quindi se ti fa piacere seguirci, unirti a noi, a me non fa altro che piacere, perché siamo una bellissima community. I ragazzi che ci seguono sono persone stupende. Io non sono l'unico streamer del canale, ce ne sono altri due, un ragazzo che adesso ultimamente sta lavorando molto e una ragazza che invece porta principalmente anche lei GTR e in questo momento sta portando la Dragon Age Origins, quindi porterà la Dragon Age Saga, e anche lei ultimamente è un pochino impegnata, però tornerà a streamare presto, ragazzi. Grazie mille. Allora, dicevo, questa mod è estremamente bella e quindi anche a livello di velocità di caricamenti, ragazzi, è impeccabile. Io clicco il tasto, parti e parte subito. È meravigliosa a livello di stabilità. È vero anche che io ho un PC con i controcazzi, nonostante sia un portatile. Esatto, marchio di fabbrica, ragazzi. Praticamente, la storia è estremamente interessante. Per ora quello che abbiamo scoperto è questo. Voglio fare una premessa. I creatori dei mod di questa mod hanno creato un'altra mod precedente chiamata Nerim. Se non sbaglio, sempre con Skyrim come base. Che è, diciamo, benvenuto sul canale Discord. Comunque, ti consiglio soprattutto Telegram, perché lì, vi mando i link diretti delle cose che escono su YouTube. Potrai parlare direttamente con noi in modo molto più semplice e agile. Diciamo, Telegram è il gruppo migliore, più che un gruppo, è proprio un canale migliore per gestire queste cose. Nerim, ciao Feri, buongiorno. Era la base. Lo so, Lord è meraviglioso. Questo è per te, Lord. Nerim era il continente che si trovava a occidente rispetto al continente dove siamo adesso, ovvero Enderal. Il nostro personaggio viene da Nerim, però le sue origini sono di Enderal, sono del deserto, di una popolazione che vive nel deserto di Volvere. Ovviamente ci sono altre razze, altre classi. Cioè, il sistema di classi è un po' complesso, il sistema di combattimento è un po' complesso e il gioco è molto difficile. La storia di base è che abbiamo una febbre e abbiamo due tipi di febbre diverse, una di cui non conosciamo l'origine, l'altra si chiama febbre arcana. Questa febbre arcana ci peggiora se noi ci avviciniamo a dei luoghi che hanno alta potenza arcana, e ovviamente gli effetti sono, i danni che subiamo sono maggiori, eccetera eccetera, danni magici, danni fisici, ma soprattutto se noi utilizziamo delle pozioni, le pozioni curative, ci peggiorano la febbre arcana, quindi curarti in questo gioco è alquanto difficile. Perché devi aspettare di uccidere i nemici e poi curarti con il cibo, perché il cibo non si può usare in combattimento come sarebbe dovuto sempre essere. Immaginate che sta a combattere contro un boss gigantesco, aspetta, quello non lo puoi fare più. Quindi anche usare incantesimi di taumaturgia purtroppo fanno la stessa cosa. Esatto. E questa invece, dove chi? Dove chi? Dove cazzo va chi? Dove va? Dove va? Ma chi cazzo lo sa? Va di giù e non lo trovi più. Dove chi? Dove chi? Dove cazzo va chi? Questa è stata composta dall'altro streamer mio amico, che è anche un cantante, quindi ovviamente creiamo queste perle solo per voi, ragazzi. E poi, tra l'altro, questa è una cosa che diciamo dai tempi... Sono finito il paradiso! Chi ti dice che magari non è l'inferno? Allora, dicevo,
La storia principale è questa: noi siamo sbarcati in modo illegale a Enderal, stavamo per essere uccisi quando fondamentalmente siamo scappati. E, però che cosa è successo? Abbiamo incontrato un uomo che ci ha salvato e abbiamo scoperto che un tizio, un suo amico, è impazzito e ha ucciso tutti i suoi accoliti. O meglio, in Enderal esiste un solo dio, a quanto ho capito, da quanto mi sembra di vedere. E quindi ci sono una sorta di magister che sono i suoi sacerdoti, eccetera, eccetera. E questo che ha fatto è impazzito totalmente. Quindi stiamo scoprendo perché. E abbiamo scoperto qualche cosa. Non si capisce bene il motivo. Però fondamentalmente c'è un... lui aveva perso la moglie, l'aveva nascosta all'interno della casa, seppellita, ma il seppellire i cadaveri in questo continente è sbagliato, perché secondo le regole e le tradizioni di Enderal i cadaveri vanno, le persone morte vanno cremate, sia per malattia ma anche per il fatto che è l'unico modo per cui raggiungano diciamo l'aldilà. Ma ciao Fosforo, buongiorno. Ecco, Sans, Nostalgia Forum è Fosforo, la nostra, l'altra streamer di cui ti parlavo prima. La barba di Valhall. Grazie mille. Allora, finora questa è la storia che abbiamo scoperto, ma ci sono tante altre storie. Noi abbiamo deciso di aiutare questo tizio perché conosceva un medico, o meglio, un arcanista, che poteva darci indizi sulla nostra febbre arcana, o la febbre che, insomma, che ci affligge, non si sa. Che cosa abbiamo? Questo è fondamentalmente quello che abbiamo scoperto fino adesso. Poi per il resto abbiamo... Ah sì, noi all'inizio del gioco abbiamo avuto una sorta di incubo. E noi abbiamo anche delle visioni. In questo incubo noi siamo stati accusati da nostro padre di aver ucciso nostra madre. Non ti dico nient'altro, se lo vorrei giocare così non ti spoilerò niente. Però posso dirti che questo è quello che sappiamo, e adesso invece stavamo esplorando liberamente all'interno del castello, un castello che abbiamo trovato, un castello che sappiamo invaso da una presenza oscura. Non sappiamo di che cosa si tratta, non sappiamo che cosa ci aspetta all'interno di questo castello, so che ci sono dei nemici alquanto difficili da combattere. Entriamo... Ok, no, aspetta, qua richiede la chiave, quindi torniamo indietro. Voglio esplorare prima questa... Siamo nel secondo piano di questo castello e voglio scoprire di che cosa possiamo trovare qui. Noi siamo saliti da sotto la scorsa volta, se non sbaglio, ragazzi. Sì, e sotto l'avevamo esplorato. Ora voglio vedere cosa ci aspetta proprio su questo piano. Abbiamo deciso di fare... i maghi, perché fondamentalmente la magia, quanto abbiamo visto, sembra essere più potente degli attacchi fisici. Però poi possiamo vedere, ragazzi, possiamo diventare dei guerrieri arcani saliti da sopra, giustamente. Grazie Fedi per la tua saggezza, per la tua infinita saggezza. Oh cazzo, c'è qualcuno, c'è... Guarda, guarda la vita, già che non c'ho più vita. Dobbiamo trovare un posto, nasconderci e aspettare di poter usare un cibo di cura. Un cibo che ci può curare. Non possiamo... C'era un mago lì. Che ci faceva un mago là dentro? Oppure rischiare di prendere... Oh, cazzo. Rischiare di prendere un... Di peggiorare la nostra salute arcana. La nostra febbre arcana. Abbiamo a 45%, ragazzi. Abbiamo a 45%. Oh cazzo, no, ok, lei è tosta, lei è tosta.
Lei è tosta, ragazzi. Lei è tosta. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Perché mi ha attaccato? Lei è la cosa, ragazzi. Avete presente chi è? Avete fatto caso chi è lei? Ma infatti mi sa che non gli ho fatto nulla. Lei è la tizia che che aveva ordinato ai minatori di esplorare la miniera e di prendere le pietre. Vi ricordate? La duchessa, o veniva così chiamata nelle lettere che abbiamo trovato, la duchessa. Non è la presenza oscura, a meno che lei non sia posseduta da questa presenza oscura. Oscura presenza, raga. Abbiamo trovato oscura presenza, raga. Quindi, direi... Allora, siccome di là ci sta questa tizia qui... Direi di esplorare a questo punto questa parte qua. Vediamo un po' che cosa si trova da questa parte. E magari affrontarla con le palle di fuoco. No, aspetta, questa è la sala principale. Ah, ok. Questo è il sopra. E quello che abbiamo visto prima era il sotto, perfetto. Quindi noi siamo saliti da sotto e siamo saliti verso sopra. Quindi niente, questa è l'unica direzione possibile. Allora, dobbiamo trovare il modo di affrontarla. Io direi, a questo punto, di sfruttare le nostre pergamene. Abbiamo catena di fulmini. Solo che prima dobbiamo toglierci dalle palle. Prima dobbiamo toglierci dalle palle gli scheletri. Che se noi la colpiamo con l'elettricità, se non sbaglio, dovremmo fare danni a salute e vigore. Ah no, danno, vedi, danno al mana. E questo dobbiamo. Questo è importante. Il danno al mana. Perché se noi danneggiamo un mago con il al mana. Ah, eccola lì, eccola lì. Brava, brava. Speriamo di non averla attirata. Speriamo di non averla attirata. Oh cazzo. Allora, aspetta. Oggetti. Vediamo un po' palla di fuoco come ce la caviamo. Ok, palla di fuoco fa male. Mettiamoci... Ah, ce l'abbiamo ancora. Ok, palla di fuoco fa male. Abbiamo anche catena di fulmini. Ok, direi che possiamo curarci i cazzi della salute arcana. Addia, scintilla, rimettiamoci scintilla. Ok. Non ho abbastanza mana, cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Cioè, ci rimane così poco da toglierli. Non abbiamo più niente per curarci. Forse... Aspetta. No, vedi, non posso utilizzarlo, cazzo. Allora, vediamo un po' che cosa succede. Niente di gestione. Fuori dal combattimento. L'abbiamo uccisa. Boni, boni. Allora, prendiamoci tutto quello che ha. E ora dobbiamo solo sopravvivere. Anzi, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Andiamocene, andiamocene. Andiamocene. Dov'è? Dov'è?
Via, andiamocene. Speriamo che non viene teletrasportato fuori con me. Speriamo che non viene teletrasportato fuori. Allora, mettiamoci da una parte. Allora, ok. Hai una madre di dottore che ha due capi di per confonderla? Non credo, sai? Non credo. Non credo, ma ce l'abbiamo fatta, raga. Vediamo adesso. Adesso salviamo immediatamente, ragazzi. L'abbiamo sconfitta. Però il problema è che adesso abbiamo da affrontare qualunque cosa ci aspetta qua dentro. Abbiamo ucciso lei. E questo è quello che mi interessava. Non aveva addosso cose. Quindi non so cosa ci aspetta. Allora, non abbiamo trovato bastoni, ma abbiamo trovato una veste, se non sbaglio. Una veste... Abbiamo trovato la tiara d'argento, che però non fa niente. Se sbaglio abbiamo trovato una veste. Eccolo. Impiantissimi psioni, ci costa tenere anche a tempo magia della luce, costa 5 meno, più 8 punti mana. Però armatura 17, sti cazzi. Importante avere punti mana in più, eh. Poi non ce ne frega niente, come... Adesso andiamo a affrontare l'ultimo scheletro che ci rimane. Ci rimane un solo scheletro. No, infatti poi gli altri incantesimi ce li andremo a studiare. Dobbiamo vederci bene, dobbiamo scoprire magari dei maghi che vendono gli incantesimi. Ah, aspetta, voglio vedere se c'era altro. Magari sul corpo di lei c'era altro. Ma non ci abbiamo fatto caso, ma non credo. Credo che... Eccola qua. Abbiamo proprio denudata tutto. Ma i modelli sono fatti troppo bene. Che figa che era. I modelli sono veramente fatti bene. E questa è un'altra cosa che mi piace. Aveva una pietra. Sì, ma la pietra era semplicemente... Era rapida, se c'è questa madre. Non posso. Perché anche le cure rapide mi fanno peggiorare la cosa arcana. La febbre arcana. Cioè, dovrei seguire la via del taumaturgo che ha un perk che riduce questa cosa arcana, la febbre arcana. Oggi di cura in un modo in cui curarsi aggrava la... E riduce e basta, esatto. Riduce dell'11%, ma dovrei seguire la via del taumaturgo, ma quasi quasi lo faccio, sai? Quasi quasi lo farò. Ok. Adesso siamo rimasti noi. Cos'è questo libro? Ah, oh, perfetto. Allora, poi ha delle cose molto interessanti questo gioco. Ci sono dei libri di apprendimento che sono degli oggetti che ti permettono di apprendere delle... vedi, incrementa l'entropia nel range apprendista. Per esempio, questo è il coso di base. Ci sono le varie abilità che noi abbiamo. Forse che non le armi assorbivita. Infatti noi abbiamo un'ascia assorbivita. Infatti stavo pensando, l'unico problema è che... non è abbastanza forte. Vorrei imparare a fare incantamento per poi essere un domani un mago guerriero, visto che è una cosa che mi piace tanto. Sempre maghi guerrieri. Ma guerrieri vincono per tutto. Ok, allora direi prima prendiamo qualunque cosa ci sia nel baule. Magia della luce. Ok.
Altro, c'è sta gemma dell'anima comune, però mi sa che non è... Questa è carica. Pozione del mana. Fortunatamente... Ah! Abbiamo trovato un coso nascosto. Vedi, ci sono anche delle cose nascoste all'interno del baule. Ecco, incantatore arcano. Vediamo un po'. Per incantare un oggetto riconosci incantamento per inventare una gemma dell'anima piena. L'incantamento si apprende nell'incantato distruggendo un oggetto incantato. Ok. Ah, queste sono le cose che conosciamo e quelle che abbiamo per poterci passare da una cosa all'altra. Collana di rame intrisa di magia. Questa è quella che abbiamo. 12 punti mana. Dobbiamo capire bene come funziona tutto. Vediamo un po' che cosa scopriremo qua dentro. È uno strano. A meno che noi ragazzi non mi serve la quest. Immaginate se abbiamo fottuto la quest. Vediamo un po'. Magari PM. Vediamo, proviamo a riposare fino a mezzanotte. Magari succede qualcosa di notte qui. No. C'è qualcosa qui, però. Sentite anche voi questa presenza. Ma che potrebbe essere? Non capisco cosa potrebbe essere. Non riesco a capire. Forse non è qui. Ah, guarda un po'. Ah, è vero. È vero, è vero, è vero. Non ci ho pensato, lo farò. Guarda un po' che cosa abbiamo scoperto. Ah, qua siamo nelle. Siamo nella cosa. Nelle cantine che noi abbiamo già affrontato. E allora possiamo andarcene, raga, però il vino è finito il vino. E allora va, che riempio. Ho come la sensazione che ci sarebbe servita la quest per fare questa cosa qui. Stranamente non l'abbiamo trovata, nonostante abbiamo trovato il manuale dei minatori, il diario dei minatori. Non lo so. Direi tenercelo a mente questo castello, prima o poi potremo tornare. Noi qui, quando usciamo fuori, sentiamo una presenza strana. Ecco, esatto, sento una vaga potente presenza, con qualcosa o forse la sua assenza sembra impedire di assumere forma fisica. A meno che qui c'è un'altra cosa da esplorare, però dobbiamo trovare l'accesso a questa parte del castello, a questa torre. Accesso che non abbiamo trovato la scorsa volta, a meno che non è da fuori. Infatti direi di farci il giro del castello da qui verso ovest e vedere se esiste un ingresso. Questo luogo. Forse era il caso di aspettare il mattino perché non si vede niente. Che cazzo? Ho preso un infarto. Madonna, che pigna che gli ho dato. Dove sta? Eccolo. Non lo vedo, non lo vedo. Ora sì. Oh, da vicino è potente, eh? Che cos'è? Un tempio? Santuario. Santuario dedicato a chi? Spezia, piante. Monete da derubare.
Sì, derubiamo i santuari. Ricetta sangue di lupo. Perché esiste una classe che è il licantropo, che è una vera e propria classe. A quanto ho capito, non si diventa licantropo essendo morsi, ma utilizzando una pozione. In un certo senso. Un po' strana come scelta di design. Ho mancato una moneta, grazie Fedimo, torno subito. Vediamo un po' se c'è qualcosa intorno al castello, ma secondo me serviva una quest. Può essere che abbiamo sminchiato la quest, uccidendo lei. Però non credo che abbiamo sminchiato la quest, perché lei stava insieme agli scheletri. Pensavo che lei se ne fosse andata insieme a tutti gli altri, invece lei è rimasta. Che sarà qua sopra? Ah, non possiamo andarci? No, è un muro invisibile. Va bene. Va bene, ragazzi, allora adesso il nostro obiettivo sarebbe tecnicamente giungere, andare a Riverville, perché a Riverville incontreremo il nostro contatto. Il nostro contatto, e potrebbe aiutarci all'incantesimo muro di forza. Allora, dovrebbe aiutarci a trovare quello che ci serve. Anzi, o meglio, iniziare il percorso con lui verso Ark. Sì, ma non credo che funzioni anche in questa mod, lo sai? Almeno come in... Allora, vediamo un po'. Abbiamo un po' di missioni. Dobbiamo uccidere Redrick Borecat. La moneta è ancora lì, giusto? Vabbè, la lasciamo per il santuario. Allora, vediamo un po' dove sta il ricercato. Batteria di Marek. È qua sopra. Perfetto, quindi dobbiamo tornare a Riverville. Torniamo a Riverville e andiamo a uccidere Borecat. Ark è qui. Io fondamentalmente quello che vorrei sarebbe, nel caso, farmela a piedi fino a Ark, non andare direttamente con lui. Però sicuramente lo dobbiamo incontrare a Riverville. E voglio vedere anche che cosa sono queste torri di Mirad sparse per tutta la mappa di Ender. Quindi iniziamo il nostro percorso di ridiscesa. Anzi, tecnicamente possiamo... Sì, facciamo una cosa. Utilizziamo la pergamena di teletrasporto, perché il non è la stessa cosa il viaggio rapido. In un certo senso in questo gioco non esiste il viaggio rapido, ma esistono delle pergamene di teletrasporto che ti portano in determinati luoghi. Eccoci qua. Spero, anzi quasi quasi, cercherò di trovare, di teletrasportarmi dove e andare in una locanda. Io direi andiamo prima in locanda. Dove sta la locanda? La locanda sta... Ah, è proprio dove sta lui, la ubriaca. Andiamo prima in locanda. Chi è? Hai qualcosa da dire? Yes? No, non ha niente da dire. Andiamo in locanda. Tra l'altro... Ah, questa è gatta malata. Ah, è la sorella, è gatta malata. Gazzi dorme talata. Gatta malata, come... Che cavolo di cognome si sono inventati, raga. Ok, andiamo in locanda, vediamo cosa ci aspetta. Magari possiamo anche parlare con il nostro contatto. Anche perché qui, ragazzi, le quest potrebbero arrivare da ovunque. L'armatura delle guardie è molto, molto bella. Tra l'altro ti trovo anche un'altra chicca. I bardi in questo gioco hanno cantano delle canzoni diverse a seconda delle richieste che tu fai, un po' come Skyrim, però le canzoni sono tutte canzoni originali, anche le musiche che tu senti sono tutte canzoni originali, sono stati compositori, gruppi musicali, e anche questa qui, anche i bardi. Allora, vediamo che possiamo sentire. L'ultimo tramonto, Vatir, il ribelle errante, l'antico,
Bosco sussurrante, maghi selvaggi. Ecco, noi siamo maghi selvaggi, quindi. Shivering hands and delirious eyes, brittle voices and maniac minds. Sono tutte diverse, cantate da cantanti. Ragazzi, che meraviglia, che meraviglia. Allora, io direi parliamo con la locandiera. Una stanza. Se il palazzo della regina dorata, ma ecco, non mi tocca, è più accessibile. Che ne dici? Andiamo. Ovviamente ricordiamoci che per le nostre origini noi vogliamo essere anche un po' dei furfanti. Dei furfanti maghi. Maghi guerrieri. Siamo tutto. Allora, qual è la nostra stanza? Sai che è questa la nostra stanza? Sì? Allora, direi di aspettare la mattina. Diciamoci. Dice, aspetta lì, sta lì il nostro contatto, il nostro amico. Lo aspetteremo la mattina. E lei sta ancora a cantare quella canzone. Tutta la notte. Ovviamente la cosa bella è che anche i modelli sono stati migliorati. Però se non è il mio nuovo amico, cresce un sorso di vino? Bingo! Andiamo, andiamo. Tutti il nostro piccolo viaggio, sembra che Mira deve vivere sia infortunato, quindi dovremmo andare a piedi. Ah, ok, perfetto. Cos'è Mirad? Nel mio rimesso non sai niente. Mirad sono gigantesche creature alate, tanto selvagge e lasciato ombrato. Quanto consuela una volta domate. Nel momento trenere per un piccolo compenso sorvegliante, i loro membri ti porteranno. Ah, ok. Il mio è ferito e quindi dovrei spostarti a piedi. Dammi ancora un po' di tempo. Allora, infatti, prima di partire per Ark. Tanto comunque dovremmo andare a piedi. Voglio andare prima alla torre di Mirad di Riverville. Così vediamo che cos'è la torre di Mirad e che cos'è un Mirad, soprattutto. E poi andiamo a sconfiggere il tizio, così otteniamo le monete che ci interessano. Dov'è la torre? Cioè, guardate, raga, è stato rifatto tutto a mano, raga. Vi rendete conto? Vediamo un po'. Ah, dov'è la torre? Eccola là. Dovrebbe essere da qualche parte. Qualche parte, da questa parte. Eccola qui. La vedo, la vedo. Sono curioso di... Anche perché poi ci sbloccano anche punti conoscenza attraverso le domande di conoscenza che noi facciamo. Quindi noi scopriamo anche la lore in questo modo. Perché questo gioco ha anche la sua lore. Cioè, pensate la gente, i game designer di questa mod, quanto hanno dovuto lavorare per creare tutto questo. Nuova scoperta. È importante scoprire queste cose per capire come funziona il teletrasporto e il viaggio rapido. Che però ti porta appunto da punto A a punto B. Non c'è il teletrasporto, ovunque. Il Mirad è ferito. Ovviamente non c'è in questo momento. Magari si verrà guarito più avanti. Va bene, io volevo scoprire cosa fosse. Ok, adesso abbiamo un'altra missione, che è quella di uccidere il ricercato che si trova là sopra tra le montagne. Andiamo, ragazzi, andiamo a divertirci un po', a fare un po' a pezzi la gente, soprattutto scoprire nuove magie che possiamo trovare. Allora, andiamo un po'. E questa è la strada adatta. Dobbiamo salire. Madonna, è strano non sapere la strada. È tutto nuovo. Questo è il modo migliore per aspettare The Elder Scrolls 6, raga, come vi ho detto spesso. Qua c'è un ponte. Qua c'è una miniera e qua c'è anche una fattoria. Vediamo un po' la fattoria. Cosa si nasconde nella fattoria. Ricordiamoci che qua i banditi e qualunque altra cosa sono all'ordine del giorno.
Infatti qui c'è un cadavere, quindi probabilmente Pidolino, questo qua ce l'avevamo. Beh, Freddy Mercury? Ah no. Qua c'è una fattoria. Un po'. Hai capito, il brigantino. Asciutti tua. Brigante, dammi due soldi. Ovviamente con le, con le cose che abbiamo possono fare più danni. Signora Mattia, aspetta, questa dovremmo già averla, ma noi le prendiamo lo stesso. Quanto abbiamo di peso trasportabile? 2,99 su 3,80. Dobbiamo iniziare a metterci qualche cosa nel baule, perché altrimenti siamo fottuti. Una cosa che è rimasta normale è lo scassinamento dei bauli, delle porte, che è rimasto fondamentalmente identico a Skyrim. Non c'era tanto da migliorare. È già, secondo me, un ottimo sistema. Vediamo un po' cosa c'è qua dentro. È una fattoria. Ma ci sono i fattori, oppure ci sono i fattoni, oppure ci sono i fattori fattoni, o il briganti. Oh, che ci fa l'elementale dei boschi davanti a una fattoria di fattoni? Ah, ma siamo saliti di livello, per caso. Ah, siamo saliti adesso di livello, perfetto. Allora abbiamo, direi di far salire il mana. E ora vi faccio vedere perché ancora non l'avesse già visto come funziona salire di perk, perché c'è proprio un luogo a sé stante, che è questo qui. Allora, noi abbiamo vediamo un po'. Concentrazione profonda. Migliore competenza nel mentalismo e nella magia della luce. Incantesimo mentalismo nella nostra efficace del 14%. Questo è il perk. Quindi si chiama interferenza arcana. Però te la diminuisce del 15% una volta al giorno. Che non è male. Perché penso che sia come un incantesimo che tu utilizzi e te la diminuisce. Io quindi direi di proseguire verso questa strada, anche se così diminuiamo un po' il lancio sinergico. Vedi, però direi che è importante imparare quel perk, ragazzi. È importantissimo imparare quel perk. 15% in meno di febbre arcana al giorno. Io, volendo, ci possiamo passare due giorni a dormire da una parte e diminuirci la febbre arcana. Rimettiamoci focalizzazione. Ah, la fattoria del miele è abbandonata. Oh, che cazzo! No! No, 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 no! No, no, no! No, no! No, il Vatir! Ma che è successo a questa fattoria? I fattoni! Questi sono i fattoni, so! Sono i fattoni! Cristo santo! Ma che è successo in questa fattoria di fattoni? Che è successo qua dentro? E anche la follia rossa si è diffusa qui. Guardate, mamma mia, guardate le atmosfere. Le atmosfere che si sono... che ci sono all'interno dei luoghi. No, infatti, ecco. No, ma guarda la bellezza delle atmosfere che sono riusciti a creare, ragazzi. A parte, ovviamente, migliorando anche la grafica e i giochi di luce. Io trovo veramente un lavoro magnifico. Infatti non mi piace chiamarla mod, mi piace chiamarlo proprio un titolo a parte. Perché...
porta semplice. Vediamo un po' se riusciamo a scassinare. Ma penso di sì. Perché c'era quella creatura là dentro? 24 monete. Baule? Ah, cado da nessun oggetto. E la verde prendiamo. Quindi è importante prendersi anche tutto il cibo che troviamo all'interno di questa fattoria dei fattoni. Erano davvero dei fattoni, raga, secondo me. Ma è abbandonata da secoli. È abbandonata da tantissimo tempo questo posto. Cos'altro possiamo trovare? Mezzo. Ma infatti sì, davvero? Hai visto, Feri, che accoglienza mi ah, ecco, cianografie, elmo di cuoio, ascia di ferro dell'Ira Arcana. Ottimo. Un'arma magica. Nova del caos livello 1. Magia di entropia, eh? Dove sono i libri? Vediamo un po' se abbiamo dei libri di... Non abbiamo imparato. Fiato di riserva. Esatto, vedi. Cura 28%, ma peggiora la febbre arcana del 2%. Panico. Ottimo. Queste sono tutte magie che dobbiamo utilizzare. Mana. Azione del mana. Cazzo. Mamma mia, mi ha preso un infarto. Ho sentito tanti passetti che scendevano. Penso che salire di livello in questo gioco non è estremamente facile, eh? Non sia poi così facile. Punta di ghiaccio. Un pomo di ghiaccio. Infligge 13 punti danno a gelo, a salute e vigore. Perfetto, questo è ottimo contro i guerrieri. Piuttosto che usare questo che toglie punti al mana. Infatti adesso ce le mettiamo subito. Allora ci mettiamo questa tra i preferiti. Questa possiamo tenerla. Poi vediamo spada mistica. Ecco, 120 secondi di un vincolo missione aumenta i danni. Un'area. Per 7 secondi la rigenerazione di salute del bersaglio è 15% più lenta. Se il bersaglio muore mentre la missione attiva, esplode rigendo danni entropici pari al 50%. Madonna, pochissima questa. E nuova del caos già ce l'avevamo. Poi abbiamo beneficio di riserva, assorbimento, abbiamo anche assorbimento della vita. Ecco, questo potrebbe esserci utile per curarci, ragazzi, perché non peggiora la febbre arcana, perché ogni cosa che peggiora la febbre arcana te lo dice. Non posso, facciamo uscire da questa miseria. Vedete quanto è importante l'esplorazione anche in questo, in questa mod. No, che allora, scusate qua, ragazzi, mi stanno facendo la pasta al forno. Quindi era una domanda alquanto importante. Oh, lupo affamato. Ok. Io direi di utilizzare la punta di ghiaccio. Quindi la spostaletta è punta di ghiaccio. Contro questi è la cosa più efficace, perché loro utilizzano un sacco di vigore. Qui c'è anche una miniera. Caverna di acque chete. Acque chiare. Elden Ring intensifies. Mo troviamo la tenna, ragazzi, qua sotto. Che cosa? Le atmosfere che ci sono in queste caverne sono bellissime, ragazzi. Asci sua, che cazzo mi ha preso? La trappola per orsi. Ops. Chi ci sta? Ah, vabbè, un coglione.
Ottimo. Veloce ricercatore. Allora, aspetta. Forse è il caso con lui di utilizzare Scintilla. Vedete il colpo mortale che arriva? Niente. Mi sa che non ho fatto delle scoperte grandiose. No, devo mettermi... Devo rimettermi Scintilla. Che quello è un mago. Sei un mago, Belosh. Aridaglie con sta cazzo di... Di trappola. Vieni amico, vieni qua. Dov'è Belosh? Lo scornificato. Cazzo. Mi sa che con lui è il caso di utilizzare l'altra magia di elettrica. Ok. Dio santo. Ma anche tu sei un mago, Harry. Completo il nomade misterioso. Rimane esagerato per velocemente il 4%. Ottimo. Però ora dobbiamo vedere, dobbiamo fare una scelta, ragazzi, se abbiamo questa. Mana che si rigenera più velocemente o più 14 punti mana? Scusa, dov'era? Eccolo. O più 12 punti mana. Direi a sto punto mettiamoci quella che si rigenera più velocemente. Che ci conviene quello che si rigenera più velocemente. Ok, Belosh se lo siamo tolti dalle palle. Non so cosa ci sia, però credo che questo posto continui. E ho paura di quello che incontreremo qua sotto. Non si vede niente, raga. Devo mettere la torcia. O utilizzare luce del mago. Mi sa che è quella che mi conviene di più a questo punto. Ok, no, aspetta. Allora, calmi, perché questo posto è grosso. Queste miniere è una miniera. Lì ci sono dei nemici. Non so se li vedete. Devo stare attento anche a non trovarmi in una situazione di... qua sotto. Madonna, raga. Ci sono dei letti. Quindi probabilmente ci stavano anche degli esseri umani qua sotto. E basta che troviamo anello della precisione, ottimo. Collana di rame del brigante. Furtività migliorata del 7%. Queste poi sono spada di ferro delle fiamme. Oh, ottimo. Questa è tutta roba da vendere. Dobbiamo stare attenti quando torniamo a Riverville, dobbiamo svuotare un pochino il nostro inventario nella borsa. Eccole qua. Mo' arrivano. Dai, venite, venite. Guarda un po' come scende la vita velocemente.
Se sono Palpatine, sono. Sono diventato. Mi sa che meglio la torcia. Però quell'incantesimo si è rivelato la cosa migliore che potessimo trovare. Non so se avete visto la quantità di vita e come dei nemici quanto scendeva rapidamente. Ok, qua dobbiamo stare attenti perché potrebbe prendere poco di cosa. Vediamo cosa c'è qua sotto. Ascende. Non c'è niente. Passa elettrica. Madonna. Che danni che famo, raga. Adesso sì che siamo forti. Almeno per ora. Qua c'è una trappolozza. Andiamo, posta elettrica. Che ci sta? Stanno qua? Ok. Direi che sta proseguendo meglio del previsto, raga. Non pensate? Okay. Quella cosa che mi genera il mana così velocemente è estremamente utile. Vascello di palude. Allora. Da qua si scende, da qua però si prosegue da questa parte. Madonna, dobbiamo stare attenti perché questo posto è un labirinto. Quanti cazzo sono? E mori, ammazzato. Stiamo avvicinando a qualcosa. Come questa sensazione? No, devo prendere la torcia. Stiamo avvicinando a qualcosa. Persone mana, persone salute, pane, patata, piatto, porri. Stanaratti, sangue freddo dello Stanaratti. Se non sbaglio, Stanaratti, il completo dello Stanaratti migliora il vigore. Migliora il vigore che noi adesso non ci interessa, quindi dopo dobbiamo un po' bilanciare le cose. Evoca ascia da battaglia. Ah, pensavo che si fosse spenta. Ok. Abbiamo trovato un altro tomo di incantesimo. Il che è estremamente importante perché abbiamo un altro incantesimo che evoca ascia da battaglia. Quindi nel caso possiamo essere dei maghi arcani. Con la magia, con magari evocare armi magiche, non armi fisiche necessariamente. Possiamo vedere insomma come proseguire. Ma si prosegue sotto. Quindi ecco perché faccio bene. Oddio santo! Che cazzo! I sorci. Davvero? Dove sta? Dove sta il sorcio? Prova l'ascia? Sì, secondo che... Provo a
me la metto nel... Eccola qua. Evoca spada mistica e prova a lasciare battaglia. Vediamo un po'. Vediamo un po' come funziona. Evoca. Così è. Ecco, lascia la battaglia. Vediamo un po' dove mi porta questa strada. È un'arma a due mani, però la vediamo quando sono dei nemici, perché sennò mo tanto c'è tutta l'altra strada da esplorare all'interno del, di questo posto. Vediamo un po'. Guarda che si è aperto. Ah, non c'era prima. Oh sì. No, era chiuso. Oh, mo la proviamo. Evoca spada. Ovviamente secondo me vengono migliorati se noi seguiamo questa branca della magia. Se noi seguissimo questa branca della magia. A livello fisico fa un bordello di danni. Però il fatto è che subisco danni. Perché devo... Beh, è molto molto forte, non pensate? Però subisco danni perché ovviamente devo entrare in melee. Quindi più avanti magari, se una volta che troviamo... quello che dobbiamo trovare, è molto forte, molto molto forte. Ah, giustamente, giustamente. Aspetta. Forza. Qua si sale sopra. Qua c'è sta un'altra cosa da prendere. Ah. Vediamo un po'. Qui c'è un'altra stradina. Vediamo un po' dove mi porta questa parte. Probabilmente mi porta... È scoppiato, raga! Ok. Questa è l'uscita. Io non voglio andare all'uscita adesso. Voglio esplorare l'altra parte. L'altra parte della strada. Voglio vedere dove mi portava sotto. Dove... Secondo me c'è ancora tanto da vedere. Ah, aspetta. E qua dove porta? Un po' di scrivitore impresa con lo spremitore. Ok. Questi anfratti. Allora, voglio andare nella parte. Voglio ricordare a tutti i ragazzi che io tecnicamente streamo tutti i giorni. Streamo tutti i giorni, tutte le mattine, dalle 11 alle. L'una e mezza. Però ci sono ovviamente, mi è morto internet, mi sono perso niente, ho trovato degli oggetti, niente di che. Ci sono magari dei giorni in cui inizierò a streamare prima delle 11, tipo alle 10, tipo quando avrò i turni al lavoro che mi iniziano alle 2. Allora, per streamare inizierò alle 10 fino a mezzogiorno o qualcosa. E ovviamente vi avvertirò tutto su Telegram. Ah, ci sono andato? Sì, qua c'erano i sorci. Ah no, qua c'erano i cose. Ok, adesso devo tornare. Da dove sono venuto?
possiamo esplorare la parte sotto e la parte dall'altra parte. Mamma mia, la qualità di questo luogo è... cioè, il sotto di questo luogo che non abbiamo visto. Mi è rimasto in fase di corso. Cosa c'è qua sotto? Ah, vedi, avere il piccone, un piccone dietro serve. Mercurio grezzo. Granato perfetto. Vediamo che altro troviamo. Okay. Una brutta sensazione a scendere là sotto, anche se non penso che succederà qualcosa. No, non penso. Penso che ci sia acqua. Saltiamo. Aspettiamo che finisce il salvataggio rapido. No, è semplicemente acqua. Cos'altro potrà essere qua sotto? Ah, ok, sì, c'era proprio la discesa che ti permetteva di... Niente di che. Possiamo tornare su. Portacci, mi ho preso un infarto, raga. Mi ho preso un infarto. C'è una tensione che è proprio si può tagliare con il coltello. Allora, cosa c'è da questa parte invece? Perché se non sbaglio anche da questa parte a un certo punto scendeva. La miniera est. Baule. Ok. A un certo punto questa parte scendeva sotto. Ma era una mia impressione oppure... Ma mi sa che era una... No, non era una mia impressione. Si scendeva da sotto di qua. E c'è qualcosa qua. Ah, il ferro, vabbè. Era solo una vena di ferro. Quindi penso che possiamo uscire dal... Cristo santo! Ok, mi avete beccato. Ciao, ciao Limby. Come stai, Gianlu? Aspetta che... Veramente, mi fai... Ah, ok. Madonna, mi ha preso un infarto. Ho preso un infarto, porca miseria. Minchia, allora, ragazzi, il 10 giugno uscirà The Quarry, un gioco horror, dagli stessi creatori di Until Dawn. Ovviamente sarà in live, sappiatelo. Preparatevi e fate attenzione, perché io... Farò attenzione se voi mi fate questi scherzi, queste cose. Se ci riuscite, raga, tanto di cappello. Se riuscirete a spaventarmi, tanto di cappello, raga. Bella, veramente, Jared, mi hai fatto prendere un infarto. Oh, 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 oh. Chi è? Un sorcio? Ratto di fossa. Andiamo a uccidere quello che dobbiamo uccidere. Buongiorno, caro. Andiamo a uccidere quello che dobbiamo uccidere. Qualcuno deve pure uccidere quello che dobbiamo uccidere, no? Allora, qui è l'ultimo luogo in cui è stato visto il tizio che dobbiamo eliminare. Nella vecchia fattoria. Tacci, tacci tua.
C'è un ratto adulto che vola via. Tatti tatti tua. Vediamo un po'. Cantina sepolta. Oh cazzo, non vedo niente. No, perché mi ha detto che si... che con l'infezione che ho rischia di essere falsato. Scusate, stavo parlando con mia madre. Attimo al volo. Infezione macchina, mossa carneggiante. Dov'è lui? C'è il mago? Ecco qua. Mia madre mi è venuta a trovare dall'Italia e non vedevo da tantissimo tempo. Quindi... la signora... la signora Shaka. Oddio! Sentite poi questa atmosfera martellante, la trovo veramente bella. Non so se sentite... Bellissima. Questo è danni a salute e vigore. Devo pensarci di utilizzare quella per i danni a salute e vigore. Però è anche vero che quello del fuoco è molto più forte. Anche se toglie solo, cioè tolgono uguale. Eccolo lì, è lì. Ah, se... è un ratto. Questo tizio che deve uccidere. Mi dispiace. Ma cioè, ma voi veramente volete mettervi contro di me? Ma avete capito che ci avete di fronte? Avete di fronte Shaka. Allora, attiva supporto per... rimettiamola, va. Già non ci vedo niente qua dentro. Direi che mi evoco un'altra luce del mago. Spero di trovare la versione migliore di questa, che duri molto di più. Now look at that. A lonesome traveler. Never learn. È bloccato da questo cazzo di muro. Ma l'ha ammazzato. Fuori da ammazzati tutti quanti. Brigante perduto. E poi sono tutte cose che leggeremo, raga, nella nostra casetta. Perché sì, esiste anche un sistema di housing che ci permetterà di costruirci proprio la nostra casetta. Non vedo l'ora di trovare il modo di farlo. E ci metteremo tutti i libri che troveremo nella nostra casetta. Non posso perché ci sono i nemici nelle vicinanze. Vabbè, giustamente. Ok, siamo pronti? Penso che siamo veramente vicini a tutti. Oh no. Proviamo di nuovo la luce. Oh 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 oh. Eccolo! Basta i cazzo di muri! Ciao! Prendimi con le frecce! Ascia vostra! Riscuoti la taglia, perfetto! Abbiamo fatto ametista. Non ha niente addosso? Però ragazzi, direi di continuare l'esplorazione, perché secondo me c'è altro da trovare qui.
Apri teca, c'è nella teca, non cazzo di niente. Ferro, frecce di ferro. Prendiamo il cavolo, vediamo un po' se possiamo cucinarci qualcosina, ragazzi. Capriolo fritto. Ottimo. Cavolo. No, ho sprecato il fungo del mana. Vesti lucure della rigenerazione magica. Fanno. Vesti lucure della rigenerazione magica. Penso che possiamo metterci qui di un... Ah no, solo un... un anello possiamo fare. Allora, vesti lombore della rigenerazione magica. Per ora abbiamo abiti del nomade. 8 punti, ci dà 8 punti mana. Lombore della rigenerazione magica è 14, però il mana si rigenera semplicemente del 10%. Rinunciare a 8 punti mana e a 3 punti armatura per avere il mana più veloce. Rigenerazione mana. Questa. Vediamo un po'. Vediamo un po' che quanto migliore è. Quanto migliore è la rigenerazione. Perché secondo me, se è buono come penso, ragazzi, non dobbiamo più preoccuparci di pozioni del mana. Guanti di pelle benedetti. Okay. Questo potrebbe essere molto interessante con i livelli benedetti. Incantesimo già della luce costa un 7%. Non ci interessa. Tutte cose che possiamo vendere, però dobbiamo vedere di trovare un buon compratore. Prendiamo la torcia perché le torce si esauriscono. Facciamo una bella tormentina di 3 ore. Che giustamente dopo l'esplorazione serve. E poi possiamo uscire. Anzi, prima voglio vedere una cosa. Le frecce che abbiamo, le frecce di ferro, vecchie frecce di ferro, abbiamo solo 15 frecce d'acciaio. 3 danni 3. Questo però la dobbiamo tenere tutto. Allora, usciamo. Torniamo a Riverville così da riscattare la nostra taglia. Sarà questa direzione giusta? E ora? No? Sì? Forse. Allora, rimettiamoci l'incantesimo che qua. Riverville sta proprio qua sotto, tra l'altro. Vedete, ci tuffiamo. Ci tuffiamo? Ci fidiamo? No, io non mi fiderei. Ma si tuffiamoci! Ok, siamo sopravvissuti. Asci vostra. Vieni, vieni. Dove sei, cacciacervi? Vieni. Oh, dove cazzo è uscito qua? Next time I'll find you. You can be sure of that. Can I help you? Scusami, cazza malata. Scusami, gatta malata. Però io mi cammerei forse in te. Ho appena... Ah, piccolo! Ah, stretti! No, oh, perché non volevo che chiamarti cagnaccio. Vieni, piccolo. Credo che debba riscattare la mia taglia che abbiamo preso.
passa direttamente alla bacheca. Perfetto. Quanto abbiamo preso? Più 150 PE e più 180 punti. Ok. Allora, utilizziamo il baule pensionale e mettiamo un po' di roba. Mi sa che ho fatto una cazzata. Ok, adesso siamo nella nostra. Mettiamo tutte le. Tutti i tomi che non ci interessano. Queste pure le mettiamo, tanto. Tranne le ricette, queste cose le possiamo pure mettere. Ora, armature. Vediamo un po' se nell'emporio riusciamo a vendere a buon prezzo le armature. Qui possiamo anche vedere se riusciamo a ottenere qualcosa di positivo. Ehi, curro! Ah, amico. Oh, hello. I haven't seen you around here before. No, ma come? Ci abbiamo parlato l'altro giorno. Abbiamo parlato l'altro giorno. Scusami. Cambia menu. Allora, cosa possiamo vendere? Un cazzo. Ah, ok. Questa è la mia. Allora, abbiamo un arco da caccia, un arco lungo che possiamo vendere. Poi abbiamo ascia battaglia di ferro. Della spigolatura non ci interessa, perché tanto armi a due mani non credo che le utilizzeremo. Poi abbiamo i bastoni, me li lascerei. Poi abbiamo mazza di ferro, sfinimento, assorbe 3 punti salute, questi me li lascerei. Coltello, pugnale di ferro, spada del ferro delle fiamme, claymore di ferro delle fiamme, spada a due mani non ce ne frega niente. Non ci interessa che altro qualche incantesimo. 126, questa possiamo vendere, che tanto non ci interessano. Vesti da difesa, no. Vesti eleganti, no. Completo spremitore, completo spremitore. Abbiamo tenuto guanti di pelle benedetti, ok, possiamo pure venderle, tanto non ci interessa. Ne abbiamo due, quindi una possiamo venderlo. Carne di quercia aumenta la salute di 10 punti. Questo me lo tengo assolutamente. Scudo di ferro lo prendiamo. Questo cappuccio aumenta la salute di 8 punti. Va bene, questo te lo teniamo per sicurezza. Ok, quante monete abbiamo fatto? Un bel po' in realtà. Che altre cose le teniamo. Abbiamo 1200 monete. Ora voglio vedere che cosa ha da vendere a livello di pozioni, di. Vediamo che cosa ha da vendere. 8 grimaldelli che compreremo tutti e 8. Libri apprendimento, ecco, questo mi interessa. Magia della luce, mentalismo. No, questi non mi interessano. Armi a una mano, furtività potrebbe essere interessante, però no, per ora. Pergamene, pozioni, combo, rapidità di mano, no, per ora non ci interessano queste cose. Vediamo un po', ah, ecco, vediamo un po' di ametiste, di vendere le ametiste. Ah sì, l'abbiamo fondamentalmente prosciugato, ragazzi. Allora, adesso direi che possiamo cominciare la nostra avventura verso Riverwave. Però intanto vediamo il quarto cavalletto da conciatura, se possiamo fare qualcosa. Ci mancano gli oggetti. Allora, andiamo all'ape ubriaca.
Adesso la ragazzi, la nostra vera avventura comincerà. I bet you've got a lot of stories to tell. Oh, Silas. Thanks again. I couldn't have done it. Figurati, piccolo. My sir. Messere, dimmi. Hai da qualcosa da dire? A foreigner, huh? What a surprise. Ok. Andiamo alla ubriaca. Watch yourself. The streets aren't safe this time of the day. Vediamo di partire. Tanto dobbiamo farcela a piedi, quindi comunque ci avventureremo con lui. Andiamo. Prima di vedere questa febbre me ne sarà. Fino all'imbrunire in modo da ridurre il rischio di innescare al falso. Ancora una cosa. Siamo stati in posizione da dentro come essere avvicinato in battaglia, intendo. Sì. Io preferisco essere prudente. In realtà stavo pensando di imparare più sulla magia. Mi chiedo perché ho approfittato di fare esperto ai mercanti e mi sono procurato anche il libro da leggere. Ottimo. Nella le tue abilità orientate al combattimento si sviluppano attraverso l'uso di tomi di apprendimento. Questi possono essere trovati acquistare i mercanti e consumano un punto apprendimento al loro utilizzo. Punti apprendimento che noi prendiamo quando saliamo di livello. Ovviamente nelle fasi di gioco avanzate converrà a gestire risorse con accuratezza, preservando i punti da investire nell'uso dei tomi. Il discorso è simile alle abilità artigianali, solo che consumano punti creazione, invece punti apprendimento e costano quindi mediamente meno. Che sono questi libri? Confidenze sessuali di una girovaga, volume 1 e 2, sai, per le notti solitarie. Quelli sono libri per apprendere, alchimisti, maestri e schermitori, assieme a ciò che leggi, saprai come combattere, ma se vuoi migliorare potrà almeno dire al giornale di divertirlo. Grazie. Basta prendere la strada che conduce fuori da Rivendell e ci condurrà diretti al passo montano. It'll lead us straight to the mountain pass. È un compagno al seguito. Basterà percorrere il percorso per finire. Jasper ti seguirà. Se lo perdi di vista, non è necessario tornare indietro a cercare. Ti verrà notificato il messaggio. Jasper ti segue di nuovo. Dopo che istante lui arriverà da te. Se sei particolare, potrai trovarlo verso il quartiere e stare nero di arte. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto vediamo un po' i libri di apprendimento che abbiamo trovato. Elementalismo. Allora, vediamo un po' che cosa hai. Allora, vediamo un po' di investire un po' sugli oggetti, sul cibo. Direi che formaggio di capra ci serve. Poi formaggio Eldar ci serve. Poi abbiamo 1189 monete, possiamo spendere un pochino. Questa era ottima. Le prendiamo tutte, 104 monete. Poi zucca, le prendiamo tutte. Zuppe di cavoli, queste vanno. Zuppa di pomodoro. Così almeno non ci facciamo cogliere impreparati, ragazzi. Mele, mele verde, patate cotte. Direi che ci possiamo fermare anche l'arrosto di coniglio. Basta. Allora, abbiamo fatto un investimento per la salute. E va bene così. È importante. Per i punti, per le cose di cura. Ah, belle. Ciao. Ciao. So che c'è anche del romance in questo gioco, tra l'altro. Vediamo un po'. Malfas's blessing. Non mi dice niente. Vabbè. Andiamo, ragazzi. Siamo pronti per proseguire la nostra avventura. Allora, mappa. Vediamo un po' la mappa. La strada che esce per Riverville che ci porterà al passo montano. Noi dobbiamo raggiungere Ark, che è questa città qui. Ok? Da quello che mi sembra di aver letto. Perché qualche cosina me la sono letta, ma giusto le cose basilari, un po' qualche tips. Così ad Ark potremmo acquistare i cavalli. Ora, per raggiungere Ark, noi dobbiamo attraversare un passo di montagna, che è quello che mi sembra che è la strada che noi avevamo preso prima e che passava qui.
questa parte qui. Penso che sia questo il passo di montagna a cui si riferisce. Infatti qui ci sono le montagne. Questa parte sotto si può sicuramente raggiungere oltre questa strada qui. Per ora direi di seguire il sentiero che ci è stato detto di fare. Visto che più o meno abbiamo esplorato abbastanza bene, poi qua ci torneremo, continueremo ad esplorare, perché sicuramente c'è tanto da vedere. Però per ora vorrei seguire un po' il sentiero che ci ha detto il nostro amico. Tanto lui ci segue, quindi se adesso dovesse iniziare a correre lui ci seguirà, giusto? Greetings! Ciao amici di cazzi morta malata! Casa di Alfred. In più dobbiamo pensare, ragazzi, che abbiamo diverse missioni secondarie. Sono missioni secondarie più che altro che sono sparse all'interno del mondo. Per esempio il cuore dei pozzi del desiderio, i volumi del macellaio di Ark, la conoscenza di Enderal è importante, dobbiamo 40, dobbiamo trovare. Questi sono i ricercati di Riverville, non ce ne frega un cazzo per ora. Questa è la strada che lui voleva farci percorrere, ma come mai? Ah beh, di notte dice per evitare di incappare in ulteriori... Ecco qua, la strada dice di qua per Arca. Incappare in ulteriori cose. Un pollo! Ah, non fa zano. In ulteriori imboscate. Noi per ora abbiamo pulito un pochino la strada qua su. Abbiamo ucciso i briganti, abbiamo ucciso un po' di nemici. Quindi diciamo che dovrebbe essere un po' una passeggiata. Quindi seguiamo il sentiero, vediamo un po' dove ci porta. Abbiamo esplorato anche qua dentro la miniera. Quindi direi di metterci la torcia perché è notte, ragazzi, notte fonda. Sei? Jasper? Come cazzo ti chiami? Allora... Qua porta verso la casa dove era il tizio che stavamo cercando. Quindi qui già non mi ricordo più il nome perché, come sapete, ho la memoria di un criceto morto, malissimo. Mi segna entrata. Vediamo questa strada e vediamo un po' dove ci porta. Quella l'abbiamo già esplorata, quindi siamo a posto. Non ci dovrebbero essere nemici nelle vicinanze. Ciao, cervo! Sa se mi fa il cervo cotto? Mi fa un cervo cotto? Ah, vedi, c'ho pure la vita di Jasper. Jasper, lascialo perdere. Lascia verde. E qua ci sono altre cose da esplorare. Che cos'è qua? Caverna di acque chiare. Ah, questa è l'uscita. È l'uscita dall'altra parte della miniera. Io c'ho una paura matta di colpire lui, raga. Poi soprattutto è notte. Ma lascia in pace sto cazzo di cervo. Triscia paludi. Ah, adesso è chiaro il motivo. La cosa che mi serve il bastone della cura. Io ho il bastone della cura che mi può servire per guarire i miei compagni. Ecco che cosa mi serve. Meno male che me lo sono tenuto, perché non posso usarlo per curare me stesso, ma solo per curare i compagni. Cos'è questo posto?
un'altra casa? Una taverna gestita da briganti, una taverna presa dai briganti. Perché c'erano i briganti in questa taverna? Io, mio caro, direi pergamena trappola dell'anima. Dell'anima mediocre. Io, mio caro, direi che è il caso che ci facciamo una dormita, perché se continuiamo a girare di notte, penso che comunque siamo fottuti. Pensate anche voi, ragazzi, che girare di notte con questa oscurità non è la scelta migliore? Vediamo un po' cosa ci... È il caso di farci una bella dormita, mio caro. Coltelli, mani da mostrare, non ce ne frega un cazzo. Vediamo qua se ci sono piatti, veleni, perfetto. Questa una volta era una taverna, adesso è era un covo di briganti. Lingotti, monete. Adesso era semplicemente un covo. Grazie, fammi passare. Guarda un po'. Ci sono tesori qui? Prego, dimmi che ci sono tesori. E infatti c'è un baule, vediamo un po'. Pozione dell'elettricità. Protegge dall'elettricità? Diciamo che salviamo così. Non c'è un letto disponibile in questo posto. Ah, ecco qua. Facciamo 5 ore di sonno, così almeno partiamo con che è mattina. Non so che problemi a livello di... torce. Dov'è quella del brigante? Pezzi di ferro. No, le vecchie. Ah, qua ci sono... c'è un accampamento che vorrei esplorare. Un accampamento, e quello non so cosa sia effettivamente. Sta nevicando. È cambiato tutto. Guardate la neve. Ha cambiato tutto. Se adesso si deposita anche, è una figata. Ha cambiato tutto, è diventato grigissimo. Ragazzi, questo gioco mi dà delle vibe assurde. E poi soprattutto, ragazzi, mi fa pensare che a breve uscirà anche... cioè, o meglio, a breve. Si spera a breve. Uscirà anche Avowed della Obsidian. E non vedo l'ora. Torre dell'esploratore. Senti gli occhi, è vero, sono momenti come questi che rendono la vita così bella da vivere. Madonna, ragazzi. E una volta nel cuore, nel caso di assistere, per essere abbandonati in seguito all'isolamento. Si intende con isolamento? Infiliamo sì il decreto emanato 30 anni fa, che era la semplice ordine di decisione di ridurre i minimi termini di scambio commerciali del resto del mondo civilizzato. Probabilmente non era la scelta migliore da fare, ma ha considerato che allora in nuova luce Eredon aveva appena lasciato Nereon. L'ordine probabilmente temeva che qualcosa di simile potesse il porto verso lo scambio di informazioni con esse, monta il pensiero ribelle e così via. Dove il commerciante è stato sottoposto a normative talmente rigide che oggi solo i più ricchi possono ancora permettere le prelibatezze come il vino, il maialiano e le spezie. Le attività commerciali tanto durante hanno chiuso i battenti con il presidio di guardia tra le rive sulle coste del Sole o altri simili.
Hai raccolto 10 punti di conoscenza. Come premio ricevi un bonus delle tue abilità. Potrai riceverne altri raccogliendo informazioni. Ah, benedizione del sapiente. Interessante. Attento, secondo me non abbiamo ancora da camminare. Ma certo che mi trovo, mi controllo un sistema di commercio. Un vecchio outpost di commercio. Ho ottenuto benedizione del sapiente. Probabilità principale di combattimento di 1. Ottimo. Madonna ragazzi, guardate che meraviglia. E questo è tutto un nuovo mondo da esplorare. Vediamo cosa ci si nasconde all'interno di questo outpost. Dentro questo baracca del minatore. Vediamo un po'. Ah, schifi si nascondono. Jasper ti aspetterà qui. Ah, quindi lui non entra all'interno dei dungeon. Lui ti segue solo fino all'ingresso dei dungeon. Furbacchione, eh? Vediamo cosa si nasconde. Ma soprattutto da quanto tempo era abbandonato. Cadavere. Proprio magico, mangia sogni. Infligge danni maggiori a creature umane. Un punto di danno aggiuntivo per ogni 3 punti psionica. Attacchi nascosti contro i nemici ammagliati contro come attacchi nascosti a distanza. Vesti logro di rigenerazione magica. Ciao Sans, bentornato. Allora, abbiamo scoperto. Abbiamo innanzitutto iniziato un nuovo. La nostra avventura. Ottimo. Abbiamo iniziato la nostra avventura. Siamo partiti con Jasper. Adesso stiamo facendo un percorso che ci porterà poi al passo montano, che ci porterà più avanti a raggiungere la capitale del paese. Ci ha fatto fermare davanti a un bel vedere. Abbiamo visto tutto il mondo come è stato ricreato, ragazzi, è qualcosa di meraviglioso, dopo te lo faccio rivedere. E abbiamo scoperto che un tempo si commerciava, Ender commerciava liberamente con gli altri, diciamo, luoghi all'interno degli altri continenti, fondamentalmente. E a un certo punto c'è stato un editto di 30 anni prima che ha deciso di chiudere il paese in tutto l'esterno, anche nei continenti vicini. E questo che ha causato molte persone a chiudere le loro botteghe di commercio. Infatti abbiamo trovato questo avamposto commerciale che era chiuso e abbandonato. E adesso abbiamo trovato il registro. Commerciale passo montano, guidato da Lira Romana e comandante del Sacro Ordine. Si leggeranno anche queste cose, perché ovviamente vogliamo scoprire anche la storia. Non è in questo canale, ragazzi, non si fa solo ammazza, ma si scopriranno storie. Per decreto della truchessa dal Veram, tutti gli empori del paese riceveranno in rinforzo un altro guardiano dell'ordine durante l'assenza del Gran Maestro. È proibito ai mercanti di discendenza non deregliana di viaggiare in gruppo attraverso il paese. D'ora in poi saranno obbligati a viaggiare lungo i percorsi tra i porti, le empori separatamente ed in fila indiana, accompagnati da un guardiano dell'ordine. Prima di ricevere le merci dagli empori, l'intero carico verrà controllato. Gli alchimisti erranti e l'ordine sono autorizzati a raccogliere campioni di prodotti naturali, come gli analisti, e gli arcanisti dell'ordine sono autorizzati ad esaminare qualsiasi documento in cerca di un contenuto magico sovversivo. Ecco perché loro avevano paura, fondamentalmente, che oltre alle merci entrassero anche idee sovversive che portassero alla ribellione. Giorno 5 dei giorni della fame, anno 8202, ACS. Da questo momento, per ordine della truchessa, ogni attività commerciale e altri continenti è limitata al minimo e concessa solo nei porti di Ark e Dunville. L'emporio del Passo Montano, cioè quello dove siamo adesso, come tutti gli altri empori delle terre centrali, devono essere liquidati entro una luna, quindi un mese. Le merci immagazzinate dai mercanti domestici devono essere riconsegnate loro. Le merci lasciate in commissione dai mercanti non deregliani, se non verranno reclamate entro la storia di tempo, andranno al Sacro Ordine. Verranno portate in depositi di Ark, ammesso che sia di valore accettabile. Le altre merci necessariamente devono essere lasciate negli empori in cui ingressi entrano sigillati. Giorno 8.
Il comandante Manes ha avvistato l'Emporio in compagnia di tre guardiani dell'ordine, due prospettori in cerca di depositi di materiali grezzi. L'avamposto è stato scassinato e razziato. Due senza ruolo che si erano accampati in edificio sono stati trasferiti ad Ark nella città sotterranea. Perché Ark è divisa da città sotterranea e città sopra, da quello che ho capito. Infatti lo andremo a esplorare quando, quando raggiungeremo Ark. Dallo scantinato i prospettori sono stati in grado di tracciare i depositi di ferro al di sotto della montagna. Sotto la sorveglianza del comandante Manes, l'ex emporio verrà riconvertito per estrazione del minerale di ferro, perché hanno trovato il minerale di ferro all'interno, sotto questo emporio, utilizzando manodopera proveniente dalla città sotterranea. D'ora in poi sarà conosciuto come miniera roccia nebbia. Una parte dei minerali estratti verrà trasportata a Riverville, le altre ad Ark. Dopo il crollo del tunnel principale, la miniera roccia nebbia verrà abbandonata. Solo gli oggetti di preziosi e utili verranno recuperati. I minatori sopravvissuti saranno ricollocati nelle pozze di catrame di Ark. Il comandante Manes andrà in onorevole pensionamento, ammesso che gli speziali dell'ordine saranno in grado di curarne le sue ferite. È interessante, ragazzi, scoprire tutte queste... questi misteri, quello che è successo, perché la lore è veramente molto molto profonda. Quindi questo era un emporio che poi è stato riconvertito a miniera. Cos'è la pergamena che abbiamo trovato? Chiave di Ondusi, forza serratura e difficoltà media, ottimo. La differenza è stata sopra il rame, esatto. La differenza di questo gioco rispetto a Skyrim è che noi, per esempio, le serrature medie non possiamo scassinarle se non abbiamo abbastanza abilità per farlo, non possiamo neanche provarci. Perciò è importante far salire lo scasso. Per ora abbiamo 15. Quindi tutte le pergamene, i libri di scasso. I simboli magici. 5 su 100. Ecco, non c'è altro da prendere, altro da vedere. C'era un cadavere, ma non c'era altro da vedere. Va bene. Però è importante anche trovare questi libri per scoprire che cosa è successo. Riapriamo il passo montano, ora ti faccio vedere la splendida vista. Let's push on. Ecco. A differenza di Skyrim, qui i personaggi, quelli che ti accompagnano, non ti seguono all'interno dei dungeon. Guarda che vista. Tutto ricreato a mano, raga. Tutto ricreato dagli sviluppatori. Bellissimo. Lì c'è una nave. C'è una barca sul lago. Ok, Jasper, siamo pronti. Seguiamo il passo, seguiamo la strada e raggiungiamo il passo montano. E quanto abbiamo scoperto, è importante accumulare la conoscenza del mondo, perché non solo noi lo scopriamo e scopriremo che cosa è successo, cosa succede in questo mondo, ma anche ogni proprio punto di conoscenza che noi otteniamo ci danno dei bonus permanenti. Per esempio adesso ne abbiamo ottenuto uno, perché abbiamo ottenuto 10 punti di conoscenza. Se non sbaglio adesso è più uno a tutte le caratteristiche, dovrebbe essere, credo, di attacco. Dobbiamo migliorare l'elementalismo, quindi appena troviamo incantesimi di libri di elementalismo dobbiamo migliorarli. Grazie. Stiamo anche salendo di livello, quindi... Cos'è successo a questo povero uomo? Non ha niente? Ecco, se è pozione del flusso della salute. Ecco il cappuccio del nomade, il libro rovinato, non ci interessa. Non è niente che ci interessa. Che figo, guarda qua che figata. Ora di qua o di qua? Ah no, da qua si scende. Andiamo la strada, seguiamo il sentiero che c'è. E tu chi sei? Brigante anche tu? No. Vieni un attimo qui, ho bisogno del tuo aiuto, è urgente. Come over here. Now I need your help.
It's urgent. It's urgent. My brother. Fratello Ulver, l'accampamento qui sulla collina vicino al fuoco, ma ora il turno di guardia. Mi sta congelando le chiappe qui fuori. Devi venire qui proprio ora, altrimenti torno ad arte senza di lui. Tell him to come here right now, else I will go back to work without him. Faida tra fratelli, questa la voglio fare. Assicurati che Ulvar aiuti Boomvar nella caccia. So che ci sono anche delle quest molto molto fighe da fare. Ulvar, stai trovando? Non c'è niente da vedere qui. Il mandato fratello dice muore di freddo lì fuori e occorre il turno di guardia. Ascolta amico, da quando siamo arrivati qui quel fottuto bastardo mi ha fatto che ubriacarsi. Adoro. Da quando non sarà sobrio non mi sposterò di un palmo da questo fuoco. Dobbiamo dire a Bulba di bere di meno. Vediamo un po' che cosa dicono. Cosa ci dice. Ulva ha detto che sei un idiota che non fa altro che ubriacarsi. Fino a quando non tornerai sobrio non verrà. Perché quel bastardo mi ha lasciato qui fuori per ore. Se non fosse stato per lui saremmo giù dalla strada di ritorno per Arca. Devi muovere il suo culone grasso qui, proprio ora. Boomvar mi manda a chiederti di muovere il tuo culone grasso. Fino a che ora che ha fatto? Finora che ha fatto? Beh, no, vuol dire che le sue dimostranze mi interessano quanto il colore della sua cazzo di palle. Ti credo, ragazzi. Bellissima, è proprio epica sta cosa. Ulval dice che i tuoi pianistei sono interessanti quanto il colore delle tue cazzo di palle. Questo è troppo, vai a prendere a calci con le donne di chiappe di dittato da una scarica di cazzotti. Lo testato delle denti, prendi la sberla e quella merda vivente. Cosa vuol dire? Penso che tu possa farlo da sola, arrivederci. Troppo tardo per farlo, vero? Bravo, aspetta un attimo, andando figlio di un buddy, e ti mostrerò chi è il capo. Ok, dobbiamo toglierci. Mi sa che è il caso che ci togliamo le armi. Ah no? Va bene. Vediamo cosa succede. Scintilla, spassa elettrica e dov'è il bastone? Bastone delle fiamme. Che devi fare? Ah, ma lo stanno a attaccare davvero? Che dite, è meglio il caso che lo fermiamo? O possiamo aspettare che si ammazzino e poi saccheggiare? Saccheggiare tutto l'intero campo? Che dite? Bloody Egypt. Fottuto idiota. Vediamo cosa si dice. Non dice niente. Ah, niente, è finita così. Non ci dice niente. Bene. Vediamo un po' che cosa. Non posso rubare niente. Vabbè, lasciamoli perdere, sti due rincoglioniti. Ma perde tempo appresso a sedere due rincoglioniti. Però è stata divertente. Le loro espressioni sono state alquanto chiare. Proseguiamo per la nostra strada. Che altro ci aspetta? Che altro ci si prospetta lungo il cammino? Prima del passo di montagna. Qualcosa qua. Come la sensazione che troveremo qualcosa. A parte questo che un suo scheletro che si sta facendo una pippa. Cos'è? Respiro glaciale. Cazzo è stato?
cazzo è stato? Un fantasma? Abbiamo preso un nuovo incantesimo che secondo me potrà essere molto potente. Scarica gelida in fede 5 punti. Ah, ottimo! Salute e vigore. Quindi mettiamoci anche questo qua di... tra i preferiti. Io direi che le magie ce le mettiamo tutte dai preferiti. Ok. Questa è la controparte del fuoco e dell'elettricità. Caspar. Vieni a cazzo. Grazie. Ma bisogna stare attenti veramente a ogni cosa. C'è qua sotto? C'è qualcosa? Qualcosa? Ah, c'è uno di quei maledetti cani del... No! Che cazzo è? Una tigre dai denti a sciabola. Ah, ma sono felini, non sono cani. Sono felini, non sono cani. Aspetta, aspetta, prima di usare il punto. Sono felini. Ok, credo che la strada sia questa. Allora, stavamo proseguendo bene. Cosa c'è qui? Brigante. Oh cazzo, quanti sono? Allora, io direi voglio usare... invece voglio prendere il respiro glaciale. Così almeno gli diminuisce anche il vigore. Scusami, Jaspar. Non volevo. O forse sì. No, cazzo! Bastone della cura. No, aspetta. Dai, 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 dai. No! No! No, 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 no! Tu che cazzo vuoi? Ok. Madonna. Ma erano tanti, raga. Allora, curiamoci con 3 mele rosse. E deprendiamoli tutti questi maledetti briganti. Frecce di ferro, vecchie. Contro i normali combattenti mi conviene usare questo, perché li prosciuga anche il vigore. Senza il vigore loro non possono attaccare. Quindi... quindi i canini sono comunque felini. Mi pare giusto, Lord. Guarda, mi sa... ti è scomparso lo stemma, Lord. Sarà per la minchiata che hai detto? Che dici? Anche se hanno lunghi canini, sono dei gattini. Ah no, ok, no, niente. No, dicevo, lo stemma del canale non lo vedevo nel messaggio che è uscito. Ah, ho pensato che si fosse... No, no, adesso ci sta, adesso ci sta. È stato un secondo. Mi sa che... state buono. Il canale... pensavo che il canale ti avesse voluto dire... Lord... che c'è qua sopra?
uova? Uova di gallina. Ti levi luce del mago. Dove stai? Dove stai? Ok. Allora, pozione del gelo. C'è mana. Sì, ma ti stai accollando, Jespar, eh? Grimaldello, monete. Ok, quindi c'era anche l'uscita di qua. Vediamo un po' che cosa. Penso che sia la strada giusta questa. Vediamo un po'. È la strada giusta? Ah, questo era il punto del passaggio montano. Ok, quindi l'abbiamo già superato. Qui siamo nell'altra parte. Guardate che spettacolo, raga. Ma è vero, prendi il tuo tempo, aspetterò, forse farò una pausa. In realtà, per me potevamo anche proseguire, eh. Vediamo un po'. Cos'è? Mi uccido per camminare, mi ha mentito per allontanare, senti, mi spiace quanto fa schifo. Un baule! No? Sì, abbiamo fatto. Oh, finalmente gemme dell'anima. Un'altra per ricaricare. Antiche vesti. Aspetta, tanto da far schifo. Meno male che te lo dici. Da solo. Allora. Mio caro, possiamo proseguire se vuoi, eh? Cosa pensi di certi eventi? Ma spiventi? Comunque ci vedi usciti di segno, direi che questo paese ha visto tanto miglioramento, qualcosa, allora non è meno noioso. But at least something happens. It makes this place less boring. Ah, there you are. Let's push on. Andiamo avanti, dai, vieni. Vieni, Jasper. Ah, non è questa la strada? Non era questa la strada? Ok. Non è possibile che non sia questa la strada. Ah, c'è una caverna. Ok. Caverna di roccia bruna. Vediamo un po' che cosa sta qua sotto. Vediamo un po' quanto facciamo adesso con l'arco lungo. No, mi serve l'arco da caccia. Ups. Ah, va bene, va bene. Niente. Passare le fiamme. Ok. Madonna, raga, quanto è potente sta incantesimi. Lo bastone che abbiamo trovato è stata una mana dal cielo. Anche se potremmo decidere di utilizzare due incantesimi diversi, tipo... Proviamo a fare una cosa, raga. Usare due incantesimi diversi. Scintilla, per esempio. No, pasta elettrica. No. Qua ci mettiamo respiro glaciale, mentre qui... a mettere l'altro incantesimo. Ah, ok, passa letto. Andiamo proprio a usare, andiamo proprio puri maghi puri. Vediamo un po' che cosa succede. Patata. Appunto, vediamo un po' che dice. Questo è nell'altra parte della porta.
sono davvero spaventosi. In casa, a qualche parte, sull'altro versante della montagna, la porta è bloccata dall'altro lato. Borro che c'era prima di rimanere qui per evitare qualcosa che abbatta la porta e attacchi le due torri alle spalle. Il mio compagno se la sta facendo nelle mutande. Cosa ci sarà qui? Allora, acciaio, togliamo. Voglio le monete. Che cosa si nasconde? Che cosa sta cercando di abbattere la porta? L'uomo del beneficio già ce l'abbiamo. Pronto. Vediamo un po', ragazzi. Che po' di legna. Un altro letto. Sicuramente il mana si prosciugherà più velocemente, ma allo stesso tempo si rigenererà più velocemente. Apri porta di legno. Questa porta è sbarrata dall'altro lato. Ok, quindi dovremo trovare prima o poi un altro lato. Un altro lato. Ok, possiamo tornare da Jasper. Però il problema è dove si prosegue. Non era questa la direzione allora? Non era oltrepassare questa porta. Mi devo ricordare di questo luogo. Siamo Jasper. Torniamo. Non era questa la direzione? Forse. Ah sì, giusto, la direzione è qua sotto. I cadaveri che semino sul mio cammino. Qua sotto c'è un'altra. Però no, meglio di no. Meglio seguire il sentiero nel caso entrare da sotto. Se no poi è capace che ci perdiamo Jasper. Jasper, dove sei? Jasper, Jusper. Come cazzo ti chiami? Qua? Corazza d'acciaio. Panico, livello 2. Ottimo. Un po'. Qua dovrebbe esserci la porta. La grotta che abbiamo trovato dovrebbe essere da queste parti. Jasper ti aspetterà qui. Va bene, Jasper. Codardo. Cripta della famiglia Keldron, nuova scoperta. Vediamo cosa si trova. Non si vedeva la... Secondo me questo posto è pieno di ricchezze. Una cripta, in fondo. Vediamo un po'. Rigenerazione mana? Vediamo un po'. Mi serve una... torcia. Per vedere cosa sto vedendo qui. La rigenerazione umana è lenta, potrebbe essere dovuta alla febbre arcana. Potrebbe essere dovuta alla febbre arcana. Quindi dobbiamo trovare il modo di abbassarla.
che significa dobbiamo fabbricare altra ambrosia. Ma ci servono le radici, non mi ricordo di cosa. Ce l'ho la ricetta, ma non so dove si trova. Ci servirebbe un erbolario. Allora, respiro glaciale. Abbiamo tante pozioni del mana, quindi in teoria non siamo messi proprio nella merda. Abbiamo 5 economica. Siamo messi proprio nella merda. Possiamo un po' esplorare questo essere maghi puri, piuttosto che utilizzare un bastone. Ancora altri. Dove stanno? Dove sta? Dove sta? Per Cabara. Non voglio sapere cosa ci stava nella bara. Per Cabara, versione al gelo, libro vecchio, niente. Proviamo ad aprire la porta. Aia, 39, abbiamo 38 grimaldelli, quindi diciamo che non siamo messi male neanche a grimaldelli. Ecco dov'era. Siamo messi male neanche a grimaldelli. Curiamoci. Mela verde. Dai, curati. Andiamo. Prego, mela verde, curaci. Altra mela verde. Dovremmo essere quasi al massimo. Allora. Tra l'altro ci rimangono ancora 20 minuti. Aspetta un attimo. Posso mettermelo nell'incantesimo, nelle cose. Prego, dimmi che lo posso fare. Ti prego, dimmi che lo posso fare. Allora, aspetta. Devo vedere una cosa. Scudo e il villa. Allora, magia, vediamo un po' se posso mettermeli sui numeri, ragazzi, è la svolta. Però non posso farlo, devo vedere come selezionarmi, come mettermelo nei numeri, perché se mi dai i numeri sotto vuol dire che tecnicamente posso farlo. Ma cos'è? Vento gelido, livello 1. Abilità di mano. La possiamo rivendere, visto che è meglio utilizzare i punti per le cose che ci interessano. Licio. Vento gelido, eh. Turbine raggiante, 16 punti di energia al secondo studio di vigore. Oh! Subito! Vento gelido, dove stai? Mettiamoci subito 3 punti. Sedici non è male. Questa l'enciclopedia arcaratura avevamo. Ok, possiamo proseguire sotto. Ci abbiamo avuto un culo nello schivare. Dov'è? La... Vediamo un po' ventuggiare, proviamolo.
Non è male, eh. Male affatto. È un AOE. Ma che spettacolo è. Ok, direi che questo me lo tengo. Mamma mia, la magia. Non mi ricordo ci fossero questi incantesimi su Skyrim. Penso che siano anche questi incantesimi creati dal gioco. Forse no, forse alcuni sono erano su Skyrim, non ricordo che sono. Urna. Bravo, 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 da bravo saccheggiatore di urne, di tombe, da bravo Tomb Raider. Devo controllare tutto. Per campare, questa è anche tutto un pesco. Molto forte quell'incantesimo. Devo trovare dei toni di elementalismo. A questo posto. Ciao. Ciao. Mago perduto. Vabbè. Raga, ma che cosa sia? Bastone dell'anima contorta. 5 punti solo il bersaglio può essere lanciato solo sui nemici. Il manager è velocemente 4%. Cave della cripta di Keldron. Oh, mica cazzi, raga. Minchia, l'abbiamo massacrato, raga. L'abbiamo massacrato. Cave della cripta. Mamma mia, questi. E ora? Dove ci porta? Terre centrali. Ah, era la chiave per uscire. Dove ci ha portato però adesso? Noi. Posizione attuale. Ah, e questo è Jaspar. Ok. Siamo usciti dall'altra parte. Va benissimo. Bello. Bella, mi è piaciuta questa. Questa cosa. Fa un botto di danni questa cosa. Madonna. Nuovo incantesimo preferito. Dove siamo adesso? Ah, prima eravamo sopra. Jasper è qua. Ok, riprendiamo il cammino, ragazzi, per un quarto d'ora che ci rimane. Voglio ricordare, ragazzi, che domani si tornerà su Nio. Anzi no, domani si tornerà su Enderal. Ho deciso così. Su Nio si proseguirà dopodomani. Allora, terre centrali e Riverdale. Dove dobbiamo? Oh, salve. E adesso siamo delle bombe, raga. Siamo delle bombe. Ok. Anello del tatto. Scassinare più facile del 10%. Oh. Mica cazzi, raga. C'è il piano veleno. Sa cos'era questa? Non sembra una casa, ma... Allora, vediamo un po'. Se noi proseguissimo.
L'hai detto pure tu, non sai cantare, perché canti? Se proseguissimo qua a sinistra andiamo da un'altra parte. Noi dobbiamo proseguire qua. Neanche, dobbiamo andare dritti. Sorry. I know. I can't sing. Ok. Giù. Oh, c'è una torre qui. Vuoi venire con la torre con me, Jasper? Come ottima chiusura della nostra avventura di oggi. Cosa c'è? Vecchia dogana. Dogana abbandonata. Magari potremmo trovare delle merci. Oddio. Delle merci. Sono stato avvelenato. No. Più di quanto già lo sono. Vediamo se mi è rimasto il veleno addosso. Mano danneggiata, febbre cerebrale. Grazie mille. Best friend. Porca miseria, Iruma. Ben arrivati, ragazzi. Ben arrivati, ragazzi. Ben arrivati a tutti i Riders. Ben arrivata la nostra cara Iruma-chan. La nostra Iruma mi ha fatto un super ride, ragazzi. Oh, ciao cara, grazie mille per il super raidone. Allora, qui stiamo portando una mod di Skyrim, che è una mod Total Conversion, ed è uno dei giochi più belli che abbiamo per ora mai incontrato. È una mod che fondamentalmente va a cambiare, non so se voi avete giocato a Skyrim, se non ci avete giocato, ragazzi, recuperatelo perché è veramente bella. Bello. Questo va a cambiare totalmente il gioco, ragazzi, totalmente. Cioè, in una maniera impressionante. E infatti siamo... adesso, innanzitutto, sul Linktree troverete anche tutti i link ai nostri canali, ragazzi. Mi raccomando, ragazzi, andate a seguire la nostra Iruma, perché è una streamer bravissima. Veramente, veramente in gamba. E ieri mi sono spaccato con Resident Evil 4, tra l'altro. Sì, guarda, ti faccio vedere già solo la mappa. Va a cambiare totalmente il gioco. Ciao, Matt! Allora, stiamo esplorando questa cosa, tra l'altro eravamo anche in chiusura. C'era gran cazzata. No, no, guarda, posso dirti una cosa, io mi diverto una cifra sulle tue live. Quindi, ragazzi, mi raccomando, andate a seguire Iruma. Allora, abbiamo raggiunto questa dogana abbandonata. Stiamo esplorando, tra l'altro eravamo anche in chiusura perché verso l'una e mezza di solito noi chiudiamo la nostra live, però adesso continueremo un pochino. Allora, cosa ci troveremo qua dentro, ragazzi? Cosa ci troveremo qua dentro? Ok, questa è già l'uscita, terre centrali. Ok, grazie mille cara. Buon pranzo. Io tra l'altro vado tra poco e sto morendo di fame, raga. Poi oggi mi tocca pure il turno di lavoro. Ho una voglia di tornare in quel bellissimo ristorante dove lavoro. Risciavaluri. No. Aspetto Jade, ecco qua. Oh, figurati, cara. Veramente. Io tra l'altro l'altro giorno volevo... Mi sa che io ce l'ho la sub da te, perché ovviamente me fa un sacco piacere aiutare tutti gli streamer. Gli streamer veramente va... Oddio. Scusa, mi è preso l'infarto. Gli streamer veramente validi. Poi vabbè, Iruma è ancora avvelenato. Iruma. Quindi mi raccomando, ragazzi, passate e lasciate un bellissimo follow alla nostra Iruma. Se volete soprattutto divertirvi con una persona che oltre allo streamer è anche una persona squisita, quindi... Allora. Qua
siamo nel bel mezzo dell'esplorazione selvaggia. Questa mod, tra l'altro, è anche, come ho detto anche agli altri ragazzi che ci seguirò, trovo anche un bell'arco. È una mod molto molto difficile, perché non solo va a cambiare il normale gioco che è Skyrim, ma va anche... cuore umano. Vorrei poterlo prendere e fare... Kalima! Kalima! Questa citazione per Colti, ragazzi. Va anche a modificare il sistema, quello che è il sistema di combattimento. Lo rende molto molto complesso e anche a livello di difficoltà estrema. Cioè, o meglio, estrema no, ma almeno all'inizio, ragazzi, qualunque cosa che incontri lungo il percorso ti uccide malissimo. Tranne se sei mago, ovviamente. A quanto pare la magia è devastante. La magia è devastante. Come sempre, però... Cazzo, potevo chiamarmi Harry Potter. Però perché non avevo pensato di fare il mago all'inizio. Lo chiamai Harry Potter. Allora. Eccoci qua. Tra l'altro, ragazzi, voglio ricordarvi che il 19 uscirà The Quarry. Quindi, raga, ci saranno paura e delirio nelle live mattutine. Mi raccomando. Ciao, arrivi salve, Sans. Ah, giusto, noi abbiamo la canzone di Skyrim composta dal nostro caro Harry Porter. Esatto, dal nostro caro Asirus. Fra, mettila pure. Fai sentire a tutti la tua grandissima conoscenza... della musica. Dove chi? Dove chi? Dove cazzo va chi? Dove va? Dove va? Ma chi cazzo lo sa? Va di su, va di giù e non lo trovi più. Dove chi? Dove chi? Dove cazzo va chi? Tra l'altro vorrei, appunto, creata dal nostro Asirus, che è anche un bravissimo cantante, è anche un bravissimo cantante, quindi... capito? Noi abbiamo anche la persona che ci fa le musiche. Ma che volete di più, ragazzi? Oh, aspetta. Questa vale un botto. Tanto monete non vanno sottovalutate. Oh! Simbolo magico. Vabbè, ma lui è un genio, raga. Che volete, va? Ha fatto... Non sapete... Se qualcuno di voi è apprezzato, cioè apprezza il Call of Duty Warzone, lui è anche un bravissimo giocatore di Warzone e ha creato una canzone sulle esperienze con la musica degli gli anni di 883 come sottofondo, come base, ecco, non come sottofondo. Tra l'altro quella canzone è andata fortissimo su TikTok, ho ricevuto più di 100.000 follow, cioè visualizzazioni, mi piace, tantissimi mi piace. Lui è veramente bravo, ragazzi. Poi vabbè, lui fa il cantante di professione. E anche una rock band. Quindi che volete di più, ragazzi? E poi, e tra l'altro, lo dico, esatto, più barba. Tra l'altro, ragazzi, è il mio migliore amico da 20 anni. Noi ci conosciamo e siamo amici da 20 anni. E questa canzone la cantammo insieme già dai primi tempi in cui era uscito Skyrim, quindi per me questa è, nonostante sia leggermente imbarazzante, la cantiamo esatto da quando è uscito Skyrim. È solo che lui ha avuto il coraggio di realizzarlo. Dove è andato? È partito, boom, schizzato in aria. Ratto di fossa. È come formaggio. Allora, dove stanno? Ma ce ne stanno altri? Che cazzo è sta botola? Ma prosegue qua sotto! Perché brigante? È morto! Kalima! È un brigante! Penso che questa...
penso in questo luogo lo finiremo la prossima volta, ragazzi, perché siamo arrivati proprio in chiusura. I pugni nelle mani, ragazzi. Però nel frattempo, se si fanno l'una e mezza, arriveremo alla fine. Tra l'altro, ragazzi, a breve tornerà anche la nostra Fosforo con le sue avventure su Dragon Age Origins, quindi tanti contenuti sul canale. Supportateci, ragazzi, per vedermi morire di più in altri giochi. Intanto ricordiamo che a 30 abbonamenti, ragazzi, il nostro Alvik, per chi non lo sapesse, ve lo faccio conoscere. Allora, ragazzi, stavamo a dire, le pozioni quanta febbre te dà? Allora, le pozioni mi dà 2% di febbre. Io sono Alvik, per chi non lo sapesse. Se volete vedermi giocare a Outlast e vedermi cagare in mano, guardate verso l'alto. 30 abbonamenti, raggiungerete il vostro scopo. Allora, qua non lo so che c'è sta. Grazie. Lo so di essere sexy. Non pensavo di attrarre anche gli esseri umani. Io di solito sono più per le nane. Preferisco le nane, eh. Belle. Nane. Barbute. Nana barbuta sempre piaciuta, è un tipico detto di noi nani. Allora, questa è la dogana che abbiamo... Ah, siamo arrivati alla fine di questa dogana e siamo arrivati anche alla fine di questa splendida avventura insieme, ragazzi. Allora, ritorniamo all'inizio della dogana. E quanta roba c'è da prendere qua. Allora, grimaldello, disciplina, musica, pergamena, non ti caccio. Un botto di roba, raga. Cesto dei fiori. Ma che era? Iris morta? Grazie mille, Twitch. Ah, Twitch Cristi per caso. Bellissimo nick, tra l'altro. Allora, eccoci qua. Abbiamo trovato il nostro Jasper. Quindi ci mettiamo in talking, così vi do, anzi il nostro Shaga vi dà i suoi saluti. Qua arriva subito Shaga. Ciao Alvik, grazie mille per ben arrivato sul canale, ragazzi. Io vi ricordo quelle che sono, anzi mettiamo in talking. Allora, ecco qua in tutta la mia splendida bellezza, con la mia maglietta dei cannoni di Chadley, per chi non lo sapesse, è la squadra che ti farò di Harry Potter. Proprio ve lo fare sul Linktree, trovate tutti i link sul nostro canale. Allora, c'è da dire un po' di cosine. Allora, anzi, da ricordare un pochino di cosine. Il 10 uscirà The Quarry, quindi ci cagheremo tantissimo in mano. Stiamo finendo anche Nio. Il che significa, dopo DLC porteremo anche DLC porteremo anche Nioh 2. E un'altra cosa importante, il 19 luglio, ragazzi, uscirà Stray, quindi se volete divertirvi con gatti, interpretando un gatto in una città cyberpunk, dategli un'occhiata su Steam, perché è un ottimo prezzo e sicuramente anche un ottimo titolo, molto divertente. Ci divertiremo a essere gatti in una città cyberpunk, quindi sono tantissimi contenuti. Stanno continuando a uscire sia le nostre live su YouTube, infatti sul nostro canale YouTube potete recuperare tutte le nostre live, sia senza tagli che anche quelli con i tagli, in modo da riassumere un pochino la live, e anche i pezzi più divertenti, insomma potete vedere anche i pezzi più divertenti. Su YouTube sta continuando a uscire la mia avventura di Ghostwire Tokyo e sono arrivato al finale e devo riuscire a trovare il tempo di registrare il finale di qualcosa, perché ho avuto talmente tanto da fare ultimamente, non ci sono riuscito.
su Ghostwire Tokyo parleremo di cultura e yokai e storia della, diciamo un po' di storia giapponese, però di storia giapponese ne parliamo più durante la nostra avventura sul Nioh. Parleremo fondamentalmente di folklore giapponese. Io sono laureato in lingua e cultura giapponese, quindi ogni tanto cerchiamo appunto di parlare soprattutto su Nioh, proprio perché è un gioco che comunque affonda la sua lore nella storia. Parleremo anche un pochino di storia e di avvenimenti della storia giapponese. E ragazzi, domani mattina riprenderemo su Enderal, continueremo la nostra avventura qui per proseguire insomma le nostre avventure magiche all'interno di questo splendido mondo, di questa splendida mod creata da Sure AI. Io vi ringrazio per tutto, grazie mille Iruma per il tuo splendido ride, grazie mille, mi raccomando andate su Iruma Chan ragazzi, e lasciate un bel mi piace alla sua pagina, che lei è una streamer veramente veramente valida ed è una bravissima ragazza oltre a quello, quindi è anche molto molto divertente, quindi mi raccomando e noi ci vediamo domani mattina alle 11 per proseguire la nostra avventura su Ender. Adesso andiamo a fare un bel ride, vediamo un po' chi lo andiamo a fare, chi ci sta oggi in... c'è sia Strange Girl, c'è Bort, ma Bort l'abbiamo fatto ieri. Possiamo andare dalla nostra cara Sara, che ci ha fatto un ride ieri. Ci ha fatto un ride ieri, una ragazza pure lei molto 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 brava, è una streamer dall'Inghilterra. Io sono dalla Norvegia, lei invece dall'Inghilterra, quindi andiamo a salutare la nostra cara Sara. Ci ha fatto un ride proprio ieri. Allora, dashboard autore, e si parte ragazzi. Grazie mille per tutto, grazie mille per la compagnia di oggi, ci becchiamo domani mattina. Sì, dai, a breve ragazzi ricomincerò anche settimanalmente a fare delle live, magari non tutte le sere ovviamente, ma settimanalmente ci saranno anche delle live la sera, quindi vi avviserò soprattutto su Telegram e Discord. Quindi ragazzi, grazie mille per tutto, e noi rimanete per guadagnare qualche punto canale in modo da poter evocare anche voi il vostro Alvic di quartiere. Io vi ringrazio e noi ci vediamo domani mattina, ragazzi. Buona giornata.